Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo le patate impacchiuse. Mi perdonino i miei amici calabresi per la pronuncia, ma questa ricetta è proprio tipica calabrese. Servono letteralmente due ingredienti e una sola parola: deliziose. Ci serviranno delle patate già sbucciate, come vedete. Qui ci sono circa un chilo di patate, due cipolle di Tropea tagliate finemente, olio, sale. Se volete aggiungete pure del peperoncino o del pepe nero. La ricetta è velocissima, che ve lo dico a fare, buonissima. Mettiamoci subito i fornelli. Come vedete ho tagliato le patate di circa 3-4 mm di spessore, le ho tagliate con il coltello, non sono tutte uniformi, vi dico la verità, potete tagliarle anche con la mandolina. Una cosa importantissima: una volta tagliate non vanno lavate nella maniera più assoluta. In questa padella invece ho aggiunto 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, è arrivata a temperatura, è ben caldo perché ci serve l'olio ben caldo per cuocere queste patate, è arrivato il momento di aggiungerle tutte all'interno. L'origine della parola impacchiuse deriva proprio dal fatto che le patate, come vedete, tutte sovrapposte, una volta cotte si appiccicheranno fra di loro e saranno belle croccanti fuori e un sacco morbide all'interno. Io le aggiusto con le mani, le mie sono ben pulite, lavate, e ora non le copro con il coperchio ma con questa retina, così che non si inumidiscano troppo, e le lascio cuocere per una ventina di minuti a fuoco ben alto. Ci vediamo dopo. Sono passati circa 20 minuti, a onor di cronaca le ho fatte cuocere una decina di minuti coperte con il coperchio, smuovendo di tanto in tanto la padella in questo modo per non farle attaccare troppo, e 10 minuti con la retina. È arrivato il momento di girarle. Io le giro con due mestoli, altrimenti si tendono un po' a rompersi. Giratele piano piano anche voi. Vedete che bella crosticina si è formata? Alcune si sono proprio attaccate bene. Ora che non ci resta che aggiungere un pizzico di sale tutto attorno e le nostre cipolle di Tropea. Copriamo con il coperchio, questa volta lasciamo finire di cuocere una decina di minuti e le patate chiuse sono pronte per essere gustate. Sono o non sono le patate impacchiuse più buone del mondo? Hanno cotto la seconda volta, dopo che le abbiamo salate e che abbiamo aggiunto le cipolle Tropea, hanno cotto per una decina di minuti, sempre a fuoco alto e sempre smuovendo la padella di tanto in tanto per non farle attaccare al fondo. Vanno mangiate caldissime e io corro subito a mangiarmele. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.